Ciao investitore, benvenuto in questo nuovo video. Sono Giacomo Giardinelli, Product Manager per Filippo Angeloni. Oggi siamo in compagnia di Raffaele Fossati, uno dei nostri più giovani corsisti. Andremo a fare quattro chiacchiere con lui, ci racconterà un po' la sua storia, quello che sta facendo. Ciao Raffaele. Ciao Giacomo. Allora Raffaele, io partirei subitissimo raccontando un po' di te, quindi chi sei e cosa fai? Allora, sono un ragazzo di 21 anni, sono laureato in filosofia proprio quest'anno e sono uno studente, quindi con intenzioni anche di continuare, insomma, un percorso magistrale. E mi trovo qui perché ho iniziato questo percorso con Filippo già oramai da 2 anni. Ok, perfetto, perfetto. Quindi diciamo che ovviamente non si è arrivato ieri, è un percorso quello che stiamo facendo. Allora, proprio su questa scia, come sei arrivato a noi? Quindi, come ci hai conosciuti? Allora, come un po' tutti, forse gli amanti del mercato cripto, io ho cominciato a conoscere questo mondo inizialmente tramite i social network, nello specifico di Instagram, una Stories, e da lì c'erano i soliti grandissimi guadagni, i soliti NFT di vario genere, che possono essere capitati a molti di voi, suppongo, e da lì insomma si inizia l'interesse, si vedono grandi ritorni, poco tempo, facili guadagni, e uno si avvicina pensando che possa fare lo stesso. In seguito, ovviamente, uno cerca maggiori informazioni, aprendo YouTube, la prima fonte di informazioni è Filippo e la sua società, il Coinsquare, e da lì è iniziato un processo di acquisizione di consapevolezza che mi ha portato nell'arco di 2 anni da partire comunque da un ragazzo che aveva appena 19 anni, diciamo così, che di economia sapeva poco, relativamente poco, quello che si può sapere a una formazione liceale, a uno scientifico, e in 2 anni comunque acquisire una grossa consapevolezza su quello che è il sistema economico odierno e con grande meraviglia mia stessa, insomma, grazie Certo, alla divulgazione certo, certo. ricevuta. Quindi praticamente il primo approccio online dal punto di vista didattico, YouTube mi dicevi, e ti sei imbattuto nei contenuti di Filippo, poi ovviamente Filippo, vabbè, oggi è abbastanza palese, comunque è strutturato su più società, New Digital Finance, Coinsquare e Athena, quindi uno dei canali, uno dei contenuti, in qualche modo sei stato catturato, ti sei interessato, quindi Certo, questo è perché poi il importante. canale di Filippo è un canale completo, nel senso sì, c'è sicuramente, perché è un esperto oramai in Italia, è probabilmente il migliore per quanto riguarda il mercato cripto, ma non solo, cioè, nel senso c'è anche la parte che riguarda l'azionario, c'è la parte che riguarda Certo, quello consulente che è la finanziario, finanza certo. personale, insomma, quindi è probabilmente uno dei più completi in Italia. In questo senso, sì. Ok, perfetto. Allora rimaniamo su questo filone. Rispetto a quello che è stato il primo contatto, come ci siamo arrivati poi ai percorsi di formazione, alle consulenze, quindi un po' quello che è il percorso che hai iniziato a fare e che stai continuando a fare con noi. C'è qualche percorso in particolare che ti è rimasto di più, cioè che ti ha cambiato di più? Insomma, raccontaci un po' questa cosa. Certo, guarda, tutto parte da YouTube, parte dalla serietà e dalla bravura nei video, dalla competenza che innanzitutto affascina e che poi stimola la riflessione, stimola anche la fiducia, perché comunque su YouTube non è una piattaforma libera, ci sono tante persone competenti, ma anche tante non competenti. E il fascino che mi ha suscitato, la stima è stata quasi immediata. Dico la verità, e allora da lì se uno si inizia a seguire, segue un video, poi un altro, poi guarda Twitter, poi social, e vario genere, e piano piano mi sono sempre più, diciamo, fidato, anche in modo indiretto, senza conoscere direttamente Filippo in prima persona, di quello della persona che era. E da lì, ovviamente, fidandomi, Ok. ho scoperto i Quello che suoi, c'era dietro, la quello che c'era formazione. dietro, esatto, i corsi, Ok. eccetera. Diciamo dalle mie parti ti dice hai sentito il suo profumo, in un Esatto. certo senso. Esatto, sì. Ok. Allora, qualcosa di un po' più verticale e concreto. Allora, quindi abbiamo parlato un attimo di quello che sono i corsi, la formazione, le consulenze private. Qualcosa che ti porti a casa? Qualcosa di più concreto, qualcosa che ti fa dire, guarda, c'è un prima, c'è un dopo. E Filippo è stato un po' periodizzante in questo.
Allora, sicuramente il fatto dell'acquisizione di una grossa consapevolezza. Finché avevo 18-19 anni vivevo, diciamo, in un mondo abbastanza una bolla di vetro, diciamo, dove non mi facevo grossi problemi, vivevo la vita in modo molto spicciolo, non riflettevo tanto. Il fatto che l'acquisizione di consapevolezza è stata quella di comprendere qual è il sistema economico in cui vivo dentro. E come è necessario mettere in pratica delle pratiche per scappare da questo sistema che può diventare una vera e propria gabbia. Ok. E sicuramente l'ho acquisita anche oltre con la divulgazione gratuita che viene sempre fatta sul canale, anche tramite l'acquisto dei vari piani, vari corsi, tra cui, ecco, io ho seguito Piano A, inclusivo anche di Aikido finanziario, sto seguendo tuttora Strategie dell'Universo. Che sarebbe la masterclass. Tutti sì, con all'interno varie Sì. masterclass. Per dare qualche riferimento in più, quindi contenente i pirati delle cripto, piuttosto che percorso sulla DeFi mirato, sulla fiscalità, eccetera, eccetera. Quindi un percorso avanzato. Non a caso, ecco, abbiamo scelto te proprio perché sicuramente hai l'esperienza per poter comunicare in maniera efficace rispetto a quello che effettivamente noi abbiamo, insomma, in pancia e eroghiamo a livello di servizi. Quello che ti voglio aggiungere è che magari tanti ragazzi giovani come me hanno fatto il liceo allo scientifico, non hanno grosse conoscenze economiche perché non c'è economia allo scientifico come materia, come magari c'è un commerciale, ma assicuro a tutti, chiunque stia ascoltando, che con una media sviluppo, diciamo, di pensiero critico basta solo seguire, studiare e non c'è niente di così insormontabile che non si possa, capire, insomma. Chiaro, chiaro, chiaro. Allora, diciamo che potremmo anche chiudere con quest'ultima domanda perché mi sembra che già stiamo andando in questa direzione. Se te la senti, qualche consiglio che daresti, magari non so, adesso tu sei giovanissimo, 21 anni prima mi dicevi, quindi magari rivolgendoti a chi come te, insomma, più o meno della tua età, più o meno coetaneo, insomma, che si deve affacciare, si sta affacciando adesso per la prima volta al mondo del lavoro. Cosa ti senti di dire a loro rispetto a quella che è la situazione e il percorso che hai fatto e che stai facendo? Mi sento di dire che è necessario ritornare a pensare prima di agire, nel senso bisogna essere consapevoli di quello che si fa. Non si può fare come fa la maggioranza anche dei miei amici, dei ragazzi della mia età, che esce da una scuola e va direttamente a lavoro perché con quei soldi lì, a quest'età, vivendo con i genitori, ci si può permettere le feste, il calcetto, l'abbonamento, la palestra. Non sono dei soldi, a quest'età magari possono fare sì la differenza, ma che poi dopo inizialmente ti danno un certo piacere, una certa soddisfazione, ma poi piano piano ti portano dentro a una gabbia di quella di un sistema economico in cui non sei più indipendente, ma sei dipendente e il datore di lavoro e da ovviamente il sistema economico, quindi banche centrali e via dicendo, e non si sviluppa mai un pensiero critico, un pensiero che possa veramente altro. E quello è quello che la consapevolezza finanziaria che comunque Filippo mi ha trasmesso sicuramente, è tutta Sì, consulta su comunque. questo mi sento anche di dire io qualcosa, ma la dico direttamente a te, ovvero ti voglio pubblicamente fare i complimenti perché alla tua età avere già questa consapevolezza, tra virgolette, essere riuscito a capire quelle che sono le regole del gioco, aver iniziato ad investire ed investire sul medio, lungo, lunghissimo periodo, oltre ovviamente magari a quelli che sono anche interessanti speculazioni di breve periodo, lì dove insomma si ha la possibilità, è qualcosa realmente di pochi. Diciamo, non sono tante le Grazie. persone che hanno questo livello di consapevolezza, e questo ti fa onore. Spero che ovviamente chi ci sta ascoltando e si sta ritrovando un attimo nelle tue parole possa essere in qualche modo ispirato. Quindi, Raffaele, io ti ringrazio tantissimo per questa videotestimonianza che ci stai rilasciando e niente, un saluto Un saluto anche a voi, grazie e da complimenti Raffaele. per quello che fate. Grazie, ciao. Ciao.